Super informativo.
delle ciglia, d'accordo, è la prima volta, ok? Sai già cosa aspettarti? Vuoi che te lo spieghi? Ok, magari te lo spiegherò pian piano, strada facendo. Sì, è diverso dall'extension, noi andremo a lavorare semplicemente sulle tue ciglia. Come se fosse una permanente, ma per le ciglia, come se fosse quasi una permanente riccia per le ciglia. Allora, andiamo. Prima di tutto voglio cominciare rilassandoti, perché per me è fondamentale. E ho questi oli essenziali. Poi, questo lo ammetto, è il mio, il lemongrass. Lemongrass è molto fresco, richiama una voglia di connettersi con se stessi e di richiamare a sé l'energia. È anche perfetto quando si vuole rilassare il corpo, ma tenere sveglia la mente. Ok, chiudi gli occhi se vuoi respirare profondamente, apri i polmoni, molto bene. Gli oli essenziali non vanno direttamente sulla pelle, esatto, quindi o lo si diluisce in un olio o lo si diluisce in un'acqua, nell'acqua. Bene, adesso che ci siamo un po' rilassate, cominciamo con il trattamento. Allora, vado a in modo perfetto. Vedo che indosso non è niente, però comunque qualche residuo è probabile che ci sia.
un po' di olio struccante. Effettivamente erano veramente pulite. Adesso il primo step che vado a fare, in realtà è uno step che a me piace fare, e cioè mettere dei patch occhi in gel sotto gli occhi in modo da unire il trattamento al trattamento, in modo che anche il prodotto non vada per verde, e la marca si chiama Goodall. Mi ci trovo molto bene, sia su di me sia su
Sono dei patch in silicone che vanno sulla palpebra. Li attaccherò con la colla, è la stessa colla per i glitter, comunque con la colla, e andranno a dare la forma per le ciglia. Questa è la S e questa invece è la M. Io non onestamente è abbastanza estrema la L per oggi, quindi ti chiedo di chiudere un occhio, perfetto, vado ad applicarti la S. Allora, la M essendo più grande darà anche più curvatura. Dipende da te. Se vuoi iniziare con un effetto abbastanza tranquillo, cominciamo con una S. Poi magari la prossima volta, se sei soddisfatta, faremo una M. Altrimenti, se vuoi già, insomma, sperimentare un pochino, possiamo utilizzare la M. Facciamo la S per oggi. Comunque, assolutamente si vedrà, non c'è dubbio. Molto bene. Allora, prima di mettere la colla anche sulla parte in silicone, vado a pettinarti bene le ciglia. Con un pennellino a separarle perfettamente. Ok, hai tantissime ciglia, l'effetto verrà spettacolare. Benissimo. Questi pennellini tra l'altro sono molto comodi anche quando si mette il mascara per separare bene tutte le ciglia, per togliere gli eccessi. Sì. Questo è un tip molto importante. Allora, quindi prendo la colla.
Questa è una colla appunto fatta per le ciglia, ovviamente, che si strucca molto facilmente, ma che permette adesso. E adesso arriva la parte, una parte abbastanza importante. Ora, per far attaccare le ciglia al silicone, utilizzo questo attrezzino particolare. Adesso passiamo al trattamento in sé. Ci saranno due fasi. La fase della permanente e la fase del fissaggio. In entrambi i casi dovremo lasciare in posa 5 minuti. Per questo dietro che faremo un occhio alla volta. Di una faremo l'altra. Vedi, step 1 e step 2. Vado ad applicarti
fastidio, perché comunque si tratta di un bel po' di crema su una parte delicata. Non ha neanche un buon odore, sa un pochino di ceretta per gambe. Questo ovviamente. Leggerissimo calore, ovviamente non sull'occhio, ma potreste sentire semplicemente che si crea. E perché è così che agisce il fissatore? È una reazione esotermica, per cui il calore viene rilasciato. E per far sì che il calore rimanga lì, così, perché appunto ce ne serviranno altri tre, quindi li vado già a ritagliare. Ti confesso che nutro un po' di antipatia verso la pellicola.
Molto bene. Abbiamo. Andiamo ad applicare il silicone. Molto bene. Andiamo ad applicare la lozione. Sentire.
Questo è un pochino meno crema e un pochino più gel. E vado a fare la stessa identica cosa. Questo dovrà stare un po' meno. Circa 5 minuti. La pellicola anche nuova. Adesso rimettiamo la pellicola su questo occhio. Prima di rimuovere la pellicola sull'altro occhio, vado a prendere ancora un pochino di olio essenziale e vado a farti un piccolo massaggio sulle tempie per aspettare un attimo prima di togliere l'altra pellicola. Manca ancora un po'. Quindi prendo un pochino.
Andiamo a togliere anche questa pellicola. Andiamo a mettere il fissante. Abbiamo quasi finito, eh? È veramente il tempo di mettere il fissante qui. E possiamo togliere l'altro. Facciamo gli ultimi step e poi ci siamo. Molto bene. Allora, benissimo. Adesso andiamo a mettere l'ultima pellicola. Bene. Togliamo. Togliamo questa. E andiamo infine. Molto bene. Andiamo a rimuovere. Vado sempre con cotton fioc e struccante e vado a rimuovere. Ok, il silicone. Benissimo. Da rimuovere anche tutto l'eccesso di prodotto. E vado con il pettinino a vedere il risultato. Veramente sono estremamente, estremamente soddisfatta. Sì. Ok. Allora, andiamo a togliere anche la seconda pellicola. Vado a togliere anche il... Vado a pettinare per l'ultima volta.
Sono veramente molto soddisfatta. Molto, guarda, molto. E ora di specchiarsi. Sia stato bene qui, che questa esperienza ti sia piaciuta. Ah, certo, subito. Allora, noi siamo libere, cioè se vuoi me, io sono libera. Siamo abbastanza famose per i nostri massaggi decontratturanti, rilassanti. Benissimo. Ok. Allora, ti ricordo che avrà anche il 10% di sconto se prossima volta ci seguirai su tutti i social, Instagram, YouTube e TikTok. Ok, allora sono e 40. Sì, contactless, ok. Ok, perfetto. Allora ti ringrazio davvero tanto e ci rivediamo presto. Buona giornata.